Ciao, grazie, bentornato su questo canale. Grazie, sono Gamaliel Nyunsaba, sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org. Ecco, su questo sito vi diamo tantissime informazioni, vi diamo anche alcuni consigli su come vivere in Italia, non soltanto. Parliamo anche sulla possibilità di viaggiare, parliamo anche quindi di altri paesi dove è possibile andare con il permesso di soggiorno che si ottiene sul territorio italiano. Quindi, una volta che si ottiene il permesso di soggiorno, andiamo oltre, vediamo come uno può sfruttare al massimo questo permesso di soggiorno, soprattutto con le possibilità di viaggiare. Ecco il motivo per cui spesso abbiamo parlato dello spazio Schengen, oppure abbiamo anche parlato dell'area Schengen. Questo video proprio torna per poter chiarire questo, in modo che comunque ognuno possa conoscere dove può andare con il permesso di soggiorno che ha in possesso. Allora, iniziamo subito. E allora, dicendovi, e prima di tutto, perché si dice lo spazio Schengen? Schengen che significa? Lascia qui sotto nei commenti la tua risposta e dacci il motivo per cui dicono lo spazio Schengen oppure area Schengen. Io verso la fine del video vi darò la risposta, vediamo chi avrà vinto. Ecco, nel 1995, diciamo, l'Europa ha scelto di abolire le frontiere interne, quindi così ha fatto questo spazio che ha portato questo nome Schengen. E vediamo allora adesso questi paesi, perché tra questi paesi ci sono i paesi dove uno può andare liberamente, anche altri paesi dove uno non può andare. Allora, quando si parla dell'Europa, quindi ci sono i paesi che formano, quindi che fanno parte dell'Unione Europea e ci sono anche i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Ci sono anche i paesi che fanno parte dell'area Schengen, ma non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi in questo video chiarisco tutto. Ma prima di iniziare ti ricordo quindi di iscriverti qui su questo canale se non l'hai ancora fatto, di abbonarti se non l'hai ancora fatto, in modo che tu possa anche tu sostenere questa nostra iniziativa con un piccolo contributo che puoi pagare quando vuoi, ci aiuterà a rinnovare i servizi che sono legati a questo, a mantenere soprattutto il sito permessodisoggiorno.org dove vi diamo delle informazioni. Questo spazio Schengen quindi è diciamo, un insieme dei paesi dove chi ottiene un permesso di soggiorno può andare. Quasi tutti i principali permessi di soggiorno ormai permettono di viaggiare almeno per 90 giorni, cioè 3 mesi in questi paesi. Allora, se volete conoscere come fare, come viaggiare, anche come prenotare gli alloggi, soprattutto alcuni alberghi al costo veramente spesso costoso, anche con alcune offerte, vi lascio qui sotto nella descrizione un link, quindi che parla di viaggiare, sulle possibilità di viaggiare, c'è un motore di ricerca, cercate una città che vi interessa, metteteci la data, vedrete le offerte che ci sono, in modo che magari potete già iniziare a programmare le vostre vacanze oppure i vostri viaggi di questo fine anno. Quindi vi lascio i link qui sotto nella descrizione. Allora, questo spazio Schengen, quindi di cui stavo parlando, è formato da tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, questi i paesi dell'Unione Europea, quindi come lo sapete, sono 27, erano 20, 28 e poi con l'uscita dell'Inghilterra sono rimasti soltanto 27 paesi. Quali sono? Ecco l'elenco completo. Allora, ci troviamo l'Austria, il Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, la Francia, Germania, la Grecia, Irlanda, Italia ovviamente, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi oppure Olanda, come tanti dicono, e Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Questi sono i paesi, i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi, come avete sentito, tra questi paesi, quindi dell'Unione Europea, ci sono alcuni paesi che non formano ancora parte dello spazio Schengen. E quindi questi sono i 27 paesi dell'Unione Europea, tra cui soltanto 22 formano parte dello spazio Schengen. Quindi uno ci può andare
durante i 90 giorni viaggiando senza dover chiedere un visto particolare. Allora, i paesi dove non è possibile andare, quindi sono 5 paesi quindi dell'Unione Europea, però che non fanno parte dell'area Schengen sono questi: Irlanda, che non ha voluto partecipare per niente, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania. Sono 5 paesi quindi che fanno parte dell'Unione Europea, però non fanno parte dello spazio Schengen. Quindi per andarci ci sono delle condizioni particolari, quindi il permesso di soggiorno che viene rilasciato in Italia non permette di andare liberamente in questi paesi. Invece ci sono i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, però fanno parte dello spazio Schengen. Quindi questi paesi uno ci può andare con il permesso di soggiorno quindi rilasciato in Italia, perché questi paesi accettano quindi la libera circolazione, e ci può andare col permesso di soggiorno e quindi è il passaporto per identificazione. Allora, questi paesi dove si può andare però senza che facciano parte dell'Unione Europea sono l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e Liechtenstein. Quindi questi sono i 4 paesi dove si può andare ma che non formano parte dell'Unione Europea. Ecco, quindi quando uno organizza un viaggio sempre conviene vedere se il permesso di soggiorno è valido e riconosciuto in questi paesi, quindi se è possibile veramente sfruttare i 90 giorni, cioè i 3 mesi per poter viaggiare in questi paesi. Ma perché hanno fatto questo? Hanno fatto questo per poter facilitare la libera circolazione delle persone, quindi questo è tra i benefici dell'Unione Europea. Si dice che comunque ogni giorno ci sono circa 3 milioni e mezzo che attraversano le frontiere interne dei paesi che formano parte di questo spazio Schengen. Quindi che comunque permette alle persone di andare a lavorare in altri paesi. E poi, allora, così facendo, quindi anche c'è la merce, quindi la merce, lo scambio merce che si fa ogni giorno. Quindi per noi che veniamo a abitare quindi in un paese come questo, allora bisogna sempre approfittare per vedere, scoprire altri paesi, scoprire le ricchezze che ci sono. Ovviamente tutto a costo, per questo sempre vi consigliamo i mezzi o il modo per poter risparmiare, soprattutto sui viaggi. Vi ho detto quindi se volete prenotare un albergo, qui sotto c'è un link che parla di viaggi, c'è un motore di ricerca, puoi cercare proprio una città che ti interessa tra questi paesi dello spazio Schengen dove puoi andare liberamente. Quindi sappi che hai a disposizione 26 paesi dove puoi andare, e cerca qui sotto una città di tua scelta, scegli una data e poi fai una ricerca, vedi ci sono alloggi che sono economici che ti possono aiutare a visitare anche durante le feste di fine anno, perché no? Quindi andiamo verso la fine di questo video. Allora, la risposta perché appunto si dice lo spazio Schengen, questa era la domanda. Si dice semplicemente Schengen perché Schengen è una piccola città di Lussemburgo dove è stato firmato questo accordo, quindi nel 1995, per poter iniziare a questa libera circolazione dei paesi che volevano appunto facilitare la libera circolazione delle persone. Ecco, quindi vedi se hai risposto bene il motivo per cui hanno scelto di dare questo nome a spazio Schengen oppure area Schengen. E grazie per aver seguito, condividi con i tuoi amici se loro non sanno questi paesi, e condividi con loro perché è importante sapere dove si va e come si va e soprattutto quale diritto si ha per andare in questo paese. Grazie, io sono Gamarelli Nonsava e sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org. Grazie, a presto, ciao ciao.